Che pacco! Allora, io sono Marcus Cron e signore e signori, benvenuti nella prima puntata di Che pacco Marcus Cron 2 in sovraimpressione qui o comunque in descrizione trovate la mia casella postale dove inviarmi non merda ma cose carine. Quindi se avete piacere di mandarmi un oggetto o una letterina, fatelo a questo indirizzo ricordandovi di non fare raccomandate né posta prioritaria perché spendete un sacco di soldi. Fate un pacco ordinario, prima o poi arriva. Con me la mia assistente che non vuol farsi vedere, che mi porgerà letterine e pacchi. Questa sarà una puntata breve breve. Salve, lei come si chiama? Shifty Mind. Shifty Mind. Vedo che ti sei proprio sciolta nel parlare. Sì. Mi sembri me 5 anni fa. Sì. Cono qualche. E purtroppo per questa prima puntata la mia reflex si è rotta, quindi sto in webcam. Però spero che sia piacevole lo stesso. Quindi primo pacco, assistente. È arrivato un pacco. Tango. Ce lo manda Manfredi Arca. Oh, grazie! Sono io, no. Ce lo manda. Mario! Ce lo manda Mario da Ronco dell'Adige. Borgo della. Urn. Che cazzo di provincia è questa? Volevi Mario. Allora procediamo a scartavetrare. No cazzo, c'è sotto dentro c'è il pacco fatto bene, lo stava a rompe. Che carino, ho fatto proprio un pacco regalo. Aspettate. Ok, guardate con pochi materiali Marco come è riuscito. Mario. Guardate che bello. C'è dentro qualcosa, mo l'ho rotto, quindi io apro molto. Mario, mi dispiace, devo usare l'accendino. Mario, dato fuoco al tuo pacco! Mario! Allora, grazie Mario, grazie oh, tanto. Dio. Purtroppo il tuo pacco è andato perduto. Eccolo. Vediamo un po' di che cosa si tratta. C'è un altro pacco dentro. Sembrerebbe essere una scatola dei cioccolatini. Cibo! Subito lei, eh! No, raga, c'è un altro pacco! Basta Mario, perché? Allora, c'è il mio. Oh no, si è rotto, vabbè. C'è questo, è megliappola. E c'è un fiocco badocchio che ha attaccato lui. Mo se dentro c'è un'altra scatola. Oh! No! C'è roba, abbiamo una letterina. Un quadrato con scritto MK, grazie assistente, e ragazzi, della vaniglia. Oh, è vaniglia, non sono molto ignorante, è vaniglia. È cannella, scusa, dai, caniglia, grazie. Pensa se tipo quello della posta analizzava il pacco e diceva c'è la droga, e tipo io arrestato. Da Mario, ok, ho letto bene. Mario, sei il primo, basta sniffare la cannella, drogata! Sei il primo lettore. So che ascolti buona musica, ma non so se ascolti questo gruppo italiano. Spero di no. Come speri di no? Giusto. Per cui ho deciso di farti questo piccolo pensiero. A mio parere, il miglior gruppo folk italiano. Forse sono i Folkstone. Che sono. Smetti di fare la cosa! E poi, ovviamente, va a gusti. Spero ti piaccia. Ho fatto una piccola raccolta delle canzoni più belle. Ed ho creato un piccolo album. Buon ascolto. Tanto grande ammiratore e appassionato fan Mario. Siamo in legge perché beh, devono fregare il proprio. Poi Mario aggiunge una letterina che però è privata, quindi me la leggo con calma e andiamo a vedere sto cidò. Sì, signora. Cazzo, quanta carta Mario. Ed è i Folkstone. Allora, li conosco, ma non li conosco. Posa le mani e sniffa la cannella. Ma non li conosco così bene, quindi mi metterò questo CD in macchina e visto che faccio lunghi viaggi, me lo ascolto di sicuro, sì, approfondisco, perché li ho messi un paio di volte in live. Quindi grazie ma per questo, la letterina e la cannella che devo purtroppo uccidere Shifty Minds. Perché se... No, è mia! È buona! Grazie ancora! Momento letterina, assistente! Questa viene da Firenze. Sì, viene da Firenze, grazie! Viene... Sì. Allora, grazie Firenze per... Effettivamente il nome non c'è, viene da Prato precisamente. Prato è in provincia di Firenze, giusto? Non chiedo mai di sei un ignorante schifosa. Da quale pulpito? Vediamo di leggere bene, cioè, oh mio Dio, quanto hai scritto? Lettere sintetiche. Sì, sì.
Ma è una poesia, è un poema questo. Tieni e leggilo, ma non ad alta voce. Carissimo, nonché egregio Manfredi, scrivo per porgerti i miei saluti e i miei ringraziamenti. Non ridere, ma da molto tempo ti seguo su YouTube e ho sempre annoverato il tuo canale tra i miei preferiti. Annoverato, mi piace. Prima, quando ancora ero al liceo, i tuoi video mi davano quell'attimo di leggerezza necessaria al buon studio. Ed ora, all'università, sono la perfetta pausa tra un'ora di studio e l'altra. Però non c'è il nome, maledizione. Ho sempre apprezzato la tua coerenza, il tuo modo di parlare, i quali credo conferiscano ai tuoi video una certa corposità, nel senso che hanno un certo spessore, non necessariamente intellettuale, già, è fantastico questa lettera, e grandissima godibilità. Inoltre mi piacciono moltissimo gli ultimi cambiamenti che hai portato al canale, SRV, SRSR, che adesso riprendo, sono tornato a Roma, ragazzi. Li trovo fantastici. La serie che più amo è Just Talk. Trovo che dal tuo atteggiamento di onestà e pensiero critico intelligente bisognerebbe prendere esempio, indipendentemente dal fatto che sono d'accordo con la maggior parte delle cose che dici. Spero di averti fatto piacere con questa lettera. Sì, me l'hai fatta molto. Me ne hai fatto molto. E ti auguro buona giornata. Viva la barba, olè. Mask hai fatto. PPPPPS. Quando ancora andavo al liceo avevo scritto un breve poemetto epico celebrativo delle tue gesta che qui allego. Spero che apprezzerai, nonostante non sia un gran bel poeta. Non mandate i sordi e io te li mando. Vabbè, qui mi ha aggiunto una banconota fittizia che non so se si vede. E qui possiamo vedere che il ragazzo sa disegnare quasi quanto me, perché fa schifo. 100 e mega promi trust. Aspetta! No, scherzavo, è l'altro foglio. Comunque, se mai ti incontrassi in fiera ti offrirò una birra e dell'alcol. Allora, mio buon amico toscano, non ti sei firmato. Apprezzo davvero tanto la lettera, molto, molto, molto. E io direi che il poema è bello. La mia assistente dice che il poema è valido e lo leggerò in un video separato con tanto di accompagnamento musicale. Grazie. Madonna! È venuto il momento del secondo pacco di oggi. Questo pacco non è arrivato alla casella postale. Assistente! Cioè, non sai da chi è, giustamente. Perché mi è stato dato a Venezia, se non sbaglio. A Venezia? No, a Comics. Vabbè, o a Milano o a Venezia. Ragazzo, mi dispiace, ma non mi ricordo. Ci sarà scritto dentro, io cerco di... Vuoi delle chiavi? Mi servirebbe un coltello, se devo essere sincero. Oppure usano la forza. Ok, sono riuscito ad aprire questo pacco. Cose. Cose. Ciao Manfredi, sono Fabio e ci siamo visti al Venezia Comics. Ciao Fabio. Apri questo pacco in un vlog, ti voglio bene, ti vado a creare, ti regalo il mio Bombi. Ho paura. Ah, qui c'è una lista. 19/3/2016, mio padre ha passato il tuo stesso calvario. Credo che si riferisca che il padre è pelato, oppure si riferisce alla mia situazione, alla mia ex situazione lavorativa. Quindi sono un sacco vicino al padre di Fabio e auguro ai colleghi che l'hanno messo in merda di morire nel fuoco, perché se lo meritano le persone di merda. Allora, abbiamo un Galaxy Samsung vuoto. Che se anche fosse stato pieno non sarebbe stato questo granché di cellulare, quindi va bene. Abbiamo un... Una vuota. Sei triste? Sì. Abbiamo un creeper fatto con i Lego. Che carino. Molto, molto carino. Tu ci potresti disegnare una faccina lì sopra. Già questa sta diventando un po' paccottiglia che avevo chiesto di però Fabio gli faccio. Ragazzi, non mandatemi troppo a merda, soltanto un pensiero. Questa è una Micro Machines, credo. Tieni, è una macchina da rally. Poi abbiamo queste qui che io apprezzo tantissimo. Charmander. Ragazzi, Charmander è bellissimo. E che cazzo è questo? Ah, ma da vicino non si vede. Guarda da lontano. È Charizard. O è Charmeleon. Forse è Charmeleon, perché è piccolino. Poi abbiamo un Lego senza faccia e senza un braccio. Ma perché io non sono il vostro pattume? Non mi date queste cose. E poi abbiamo una busta con dentro un tablet. Ma sarà rotto. No, dico, sarà rotto, non mi manda un tablet funzionante. Allora, sono andato a collegare questo. Che delusione.
al caricabatterie ed è tutto sfasciato. Volevi? Volevo. Fabio, guarda. Ecco qua. Ragazzi, però adesso questa cosa di Fabio è molto simpatica e io sto molto allo scherzo. Però non mi mandate l'immondizia, vi prego. C'ho casa piccola, c'ho 20 metri quadri. Non mi mandate altra merda. Lei lo sa che c'ho pieno, sì, di pattume. Dall'ultima edizione. Quindi basta. Non ve li apro più, non ve li pubblico più, stronzacci. Però è stato divertente. Sì. Però se ce n'avete uno che va avanzare, mandatelo. Cattone. Quindi, grazie a Fabio per i pensierini, tranne il coso rotto, maledetto. E io voglio assolutamente farvi vedere un dono che mi è stato fatto. Dov'è quello piccolo vicino picciolo? Eccola, assistente. Grazie mille. Questo qui me l'ha fatto, non c'è scritto, sì, Francesca, per Marcus Cron, ed è strabellissimo, sembra un pandorino, ok? C'è il mio MK da una parte e poi c'è lo slime da quest'altra, girati e mettiti a fuoco, maledetta, è strabello, cioè io lo voglio in macchina questo qui, è davvero davvero bello. E poi, ma mica ha fatta Francesca la scatolina, ci ha messo, questa è quella dove c'è, e qui c'è una scatola vuota, molto bella, la mia assistente si droga, si è drogata di cannella. Quindi ringrazio un sacco Francesca, che mi ha scritto un bigliettino in cui c'è scritto per Marcus Cron, Francesca P. E io direi di andare avanti con la letterina ricevuta anche questa a Venezia. Sei assistente? Il capo della Manfrosoft. Molto bene, signori, questa è per il capo della Manfrosoft. Andiamo ad aprire. Ce la invia, non c'è scritto. Molto bene. Oh mio Dio, ho scritto un poema gigantesco. Ehi Manfro, come va? In questo momento sono le 6.30 del mattino di domenica 13 ed io, puntualmente in ritardo, detto simoro, mi presento, sono Gabriele G-Bip, il cognome non lo leggo, ho 15 anni e frequento il secondo anno di scientifico. Scusami in anticipo per tutte le cancellature che potresti vedere per la mia scrittura in quello che definisco stampatello triste. Effettivamente è stampatello triste, raga. Cioè, proprio stampatello triste, tu lo guardi e fai... Ma se scrivo in corsivo questa lettera la prendono per l'avviso di un attacco jihadista. Io sono quel tuo fan particolare, quello che preferisce i tuoi video casual, i tuoi video di Minecraft, quello che non smetterebbe mai di guardare le live. Io colgo l'occasione della lettera di Gabriele per dirvi che non a breve, ma fra qualche mese, riprenderò a fare queste live. Non titubazie. Sì. Ho sempre desiderato di incontrarti per essere tuo amico, però forse non ho ancora l'età per bermi una birretta con te, in effetti sei vicino, vicino. Mi faresti un piacere se leggessi questa lettera al prossimo che pacco Marcus Cron, if you know what I mean. Io ti stimo un sacco e non so più che scriverti, però sto tentando a tutti i costi di riempire la pagina perché amo la precisione e la simmetria. Anche se non si direbbe, effettivamente dalla calligrafia non si direbbe. Dalla grafia, bla 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 bla. Io ti saluto, sappi che ti stimo un sacco e che voglio farmi crescere la barba. Il tuo amico col codino, Gabriele. Grazie Gabriele. Easter egg, scusa per i due aborti in fondo al foglio, non so proprio disegnare. Questi sono gli aborti. Bellissimo. Sono belli. Anche lui, sono l'altro. Anche lui sa disegnare quasi qua, bravo, è bravo quasi quanto me. Signori, le letterine sono finite. I pacchi li abbiamo aperti, adesso c'è il mega pacco che se io puzzo, perché io qui puzzo, che è pieno di merda, spacco qualcosa, spaccherò la mia assistente. No. Più tardi, in altri... Ragazzi, il paccone era davvero grande e ci abbiamo messo tantissimo. Il video sarebbe venuto troppo lungo, quindi qui si conclude questa prima parte del video e io spero alle 18 di potervi mettere la seconda parte con soltanto il mega paccone. Vi raccomando, lasciate un mi piacione e ci vediamo fra pè.